testa, cuore e muscoli. Questi gli ingredienti fondamentali per conquistare una vittoria contro la capolista del proprio girone. Questa è la domenica calcistica del Padula Tonino Paolini, che di misura con un gol di Moscarella si aggiudica un match molto combattuto, fisico e non privo di dissapori. Rimanendo in seconda categoria, rialza la testa, dopo un pesante KO, la Pollese, che con un gol di Cavaliere batte la Recchi Calcio e resta seconda. Sempre nello stesso girone, il Caggiano rifila un poker alla Soccer Friends MP. La partita termina con un risultato di 2-4. In terza categoria, l'atteso derby tra Teggianese e Real Montesano finisce al fischio finale con un risultato favorevole alla squadra ospite, che con la doppietta di Sanseviero, il gol di Albertini e D'Amelio, si impone allo stadio Vertucci. Gol della bandiera per Vertuccio. La San Giacomese vince contro la squadra fanalino di coda del girone C, il Real Contursi Terme, che non ha conquistato alcun punto in questa stagione. Teggianese e San Giacomese sono appaiate a 11 punti. Il Marcellino 2006 mantiene a 6 distanze il Caprioli con l'ennesima vittoria siglata da Vincenzo Laveglia e Salvato, conquistata contro l'Ispani, squadra di alta classifica che si arrende dinanzi agli inarrestabili ragazzi che volano sempre di più verso il massimo obiettivo stagionale. Pareggio strappato con i denti per la Sansese, che ottiene un ottimo 2-2 contro il Sapri Soccer School, una delle compagini che occupa stabilmente la zona playoff. Partita ricca di gol, quella tra il Buonabitacolo e il Virtus Buxentum, termina per 3-4. In prima categoria il Prosala perde per 1-3 contro l'Agropoli Cilento, squadra di alta classifica.